Salve a tutti ragazzi, sono Imperitalia e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente siamo tornati con la nostra bellissima serie, Il sogno di Bismarck. Finalmente siamo riusciti a riunificare tutta la Germania, ok? A fare la nostra prima colonia, ovvero il Togo, e da qui ci espanderemo a colonizzare tutte le vecchie colonie. Allora, prima di cominciare, due piccole cose. Allora, prima cosa, sono riuscito ad entrare nella wiki di Orbis della Biblioteca Alessandria, una cosa assurda, bello. Mi piace, è fantastico. Quindi passate anche. Vabbè, sì. Passate anche nel canale della Biblioteca Alessandria perché davvero è sus, molto. E poi, secondo avvertimento, ragazzi, sto andando avanti con l'Ucronia. Ci vuole un po', ecco, ma entro l'inizio della scuola, ovvero prima del 12. È già uscita, quindi non temete, arriverà l'Ucronia e poco dopo anche quella con l'Islam e quella con comunismo, prima comunismo poi Islam. Intanto dichiariamo guerra. Allora, c'è la Confederazione Germanica da formare. Ah, ok, la Confederazione Germanica non lo sapevo che c'era come stato che potevamo formare, però no, la Repubblica di Weimar, no, dai. Da qui partiamo, parte il corpo di spedizione. Vediamo un po'. No, che guerra contro l'Ucraina. La Russia ci ha dimostrato benissimo che fa schifo andare in guerra contro l'Ucraina. Ma non perché la Russia è debole, è l'Ucraina che è forte. Oddio, il Chad proprio. No, che sto dicendo il Chad, il Camerun. Debole quando è mai. Gioco pure salvato, bene. Niente coalizione contro Bulgaria. Sì, devo attaccare la Repubblica Centrafricana. O semmai mando un ultimatum. Reclamo queste province qua. Per fa prima. Oh, dai, eh. E vabbè, devo arrivare fino a là. Facciamo così la pace, no? L'Inghilterra dice di no. Perché anche l'Inghilterra è in guerra con il Chad. Vabbè, a questo punto lo devo occupare tutto. Richiesta no di commercio. Era accesso militare. Ah, in più i video li farò un po' più corti perché poi ho capito che sono un po' difficili da gestire e da vedere tutti. Me l'ha negato. Gli mando dei zoldi. Ah, ok, vedi la corruzione? Vedete, ragazzi, basta corrompere. E il gioco è fatto. Si va avanti. Bene, ora pace. Peace. Allora, questo e questo. Dai. Mi piace. Voto 10. Bene. Bene. Ora. Mi sembra che c'erano pure queste due province qui, però mi sembra inutile attaccare per questo, quindi intanto le reclamo. No, vabbè, dai, farò il Camerun. Vabbè, sì, sono loro, sempre loro. Però no, farò il Camerun normale, quindi prenderò questi territori qua. Ah, in più posso prendere il Chad, oddio. C'ho paura, sa? Il Chad è pericoloso. Mi scusi, signor Chad. Ok, non abbiamo combattuto contro il Chad, va bene. Meglio così. Ho troppa paura. Dobbiamo ingrossare il contingente, ragazzi, perché davvero poi non va. Ingrossiamo bene il contingente. Mandiamo un bel po' di truppe. Ok, Grecia cosa vuole? No, no, che coalizione contro Libia.
L'Ucraina in guerra con me? Perché l'Ucraina in guerra con me? Cioè, ma non ha senso. Vabbè, però è debole in questo caso, eh. Debole, dai, non è proprio fortissima. Ecco, qui è un po' più forte. E vabbè, ma arriva dappertutto. Ma non è possibile. Non è possibile fare queste cose. È indicibile. È davvero indicibile. Non si può. Ok, allora, non ho più. Ok, no, niente, stavo disegnando. Non ho più truppe. Io intanto le sposto di qua. Così, tanto per sicurezza. Cominciamo. No, mi devi pagare. E vabbè, però l'Ucraina è pazza. Non come Paolo Faustico, ma stiamo là, dai. Chiamo alle armi la Slovacchia, Svizzera e Lituania. C'è un po' di difficoltà qui. Però stanno arrivando i primi soldati, eh. No, cacchio. No, vabbè. Mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato. Ma no. Ma che cacchio di crisi economica, mamma mia. L'Inghilterra pure sta in guerra con l'Ucraina, vedi? Bene, bene. Sono contento. Pensateci la prossima volta che difendete l'Ucraina. Se la cerca. Ah, però questo qua. Se ruppe qua mi servono. L'Italia ancora sta in guerra con la Spagna, però sta formando un impero italiano figo. Sono troppe ste persone. La Romania è enorme. Troppe truppe. Ok, allora, come si fa qui? No! Vabbè. Quale rimando indietro? Veloci, veloci, veloci! Uomini! Veloci! Non è vero, uomini? Mi sento la Russia in nella guerra degli iscritti, proprio senza soldi. Con una crisi economica assurda. Assussa proprio. No, mi devi dare i soldi perché io sono in crisi economica. Non vedo l'ora che quest'Ucraina viene eliminata perché non ce la faccio più. Dai, manca poco.
lo divido in due e ho fatto. Bene, ora lascio fare a loro. Che c'è? No, no, assolutamente no. Cercherò di farli da 15 minuti i video adesso. Qui. Qui. Se me la piglio come vassalla, l'Ucraina va pure bene, dai. No, no, cacchio, 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 cacchio. Oh no, 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 no. No. Oh sì. Oh no. Questa cacchio d'Ucraina mi ha fatto perdere il tempo per fare il video. Quanto la odio. Uccidetela, sopprimetela, sopprimetela. Sopprimetela, signori. No, non va niente, signori, non va niente. No, 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 no. Dai, ti prego, Ucraina. Ok, grazie alleati, grazie. Grazie, grazie. Io vorrei fare pace, però sono sicuro che mo. Ah no, ok, no, niente. No, niente, niente. Va bene così. Ok, dove eravamo rimasti? A che punto eravamo? Rimediamo un po' quella crisi economica ed ecco qua. L'Italia mi vuole bene. Ah, grazie Italia. Kaliningrad stava un po' insorgendo, a me non piace. Intanto qua ci sono le truppe. Lo divido in due, dai, a 15 minuti finiamo, dai. Che c'è? No. Ambe. Dichiara guerra. È alleato del Niger. Vabbè, non è proprio un problema per me. Dichiara guerra, vai. Non mi ha voluto dare quella provincia. Tanto sapevo che non me la voleva dare e quindi guerra. Ecco, questo non è che proprio mi ispira. Però. Ok, dai. Si attacca, dai, 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 che ce la facciamo. Dai che ce la si fa, dai che ce la si fa, dai che ce la si fa. Dai che ce la si fa. Dai che siamo in un po' di problemi. Cacchio, è appena finita la guerra in Ucraina, non quella guerra in Ucraina, però una guerra in Ucraina e io sto ancora così. Oh, però non ci ha ancora chiesto la. Ah, no, è vero, non serve perché loro sono alleati. Vediamo un po'. Niente, qua posso prendermi il debito però. Come dice Ciri, il debitone. Mi serve il debitone.
Cacchio, ok. Il togo è andato, va bene. Il togo è andato. Intanto però si avanza ad occidente, o meglio a nord. Si avanza ancora. Capitale. Attenzione. Attenzione, capitale. Tanto qua voglio tornare indietro per sicurezza. No, ma che guerra contro Svezia. Allora, qui vabbè, sto bene. Vabbè, chi se ne? Chi se ne? Ok. Beh, dai, non siamo messi malissimo, eh. Non siamo messi proprio malissimo. Andiamo a nord. Andiamo a sud. Qua di nuovo a nord. Qua si va di qua. Qui si va di qui. E si continua così. Non è che è proprio tanta la. Non è che sono tante le truppe, quindi mi sa. Vorrei dichiarare la pace. Così posso prendere solo questo. Se prendessi invece solo questo, che gli ho preso un po' troppo così. Dai! Let's go! Signori, vabbè, sono già passati un po' di minuti. Io vi posso dire, niente, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sempre se volete, perché così avete tutte le notifiche. Lasciate un bel mi piace e niente. Allora, voglio dirvi una cosa, una piccola sfida, tanto per rendere tutto un po' più interessante. Cerchiamo di arrivare ai 1200. Vabbè, raga, sono pazzo, ok? Cerchiamo di arrivare a 1200. Vi posso assicurare, a 1200 scatta l'Ucronia. Ok? Vi lancio questa sfida. Appena arriviamo a 1200 scatta l'Ucronia. Quindi ragazzi, l'Ucronia è l'Italia, non quella del comunismo. Quella dell'Italia è assurda, ragazzi. Sta venendo in un modo assurdo. Per farvi il paragone, non voglio tirarmela, ma sta venendo tipo la storia sul tubo. Quindi posso solo dirvi questo, gli ultimi video. Quindi davvero, impegnatevi, arriviamo ai 1200 e spacchiamo i limiti, dai. Detto questo, niente. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao, legionari!